Benvenute e benvenuti a un'altra puntata di un podcast in cerca d'autore. Sono sempre Andrea Michinelli per navigare con voi negli oceani, oggi possiamo dire sempre più densi e complessi e tempestosi della proprietà intellettuale, coadiuvati dagli esperti che man mano ci aiutano a tracciare la rotta. E parlavo di tempesta perché il tema di oggi è quello che sta infiammando gli animi di esperti non solo legali, ma di vari settori. Parliamo di ChatGPT, la soluzione di intelligenza artificiale generativa che tanto sta facendo parlare di sé e di varie però considerazioni legali che sono implicite nell'utilizzo di uno strumento come questo. Ormai le troviamo ovunque, anche da non esperti legali, e gli impatti invece di questa soluzione sono da considerare attentamente, specialmente visto che siamo in questo podcast parlando di diritto d'autore con utenti che magari si chiedono creatori, persone che si domandano se lo stesso ChatGPT possa avere dei diritti o la società che l'ha creata. E allora, per capire un po' meglio tutto questo, abbiamo ricontattato Simona Riprandi, noto docente, avvocato e divulgatore e già nostro apprezzato ospite in precedenza, che salutiamo subito. Buongiorno Simone. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per il nuovo invito. Grazie a te per darci una mano in questo frangente che è davvero complicato perché stiamo parlando di un tema anche da parte degli esperti, spesso in via di evoluzione, di studio. Online, come dicevo, si legge e si vede di tutto e dovremmo cercare di mettere almeno dei punti fermi, perché qualche punto fermo, grazie a te, forse oggi riusciamo a metterlo almeno su delle discussioni che vediamo spesso online, in vari social e via discorrendo. Un primo dubbio, ad esempio, può essere il fatto che ChatGPT sforna dei contenuti testuali e ovviamente questo lo possiamo estendere, piccola parentesi, anche alle soluzioni generative di immagini. Non ci concentriamo su ChatGPT, ma vale lo stesso per quelli che generano anche questo tipo di contenuti, che sono potenzialmente oggetto di diritto d'autore, potenzialmente. Quindi la prima domanda che ti faccio e che si trova spesso è: sono dei contenuti tutelabili questi testi che sforna ChatGPT e nel caso a chi spettano i diritti di utilizzazione economica e morale d'autore? Allora, questa è esattamente la questione preliminare, nel senso che dobbiamo prima, ovviamente, anche per una questione logica, definire questo passaggio. Cioè, se non c'è un diritto d'autore, no? Se arriviamo a dire che i contenuti prodotti con sistemi di intelligenza artificiale, che siano, tu hai parlato di ChatGPT, ma va bene anche per quelli che creano immagini, ad esempio, se arriviamo a dire che tutto ciò che è creato da questi sistemi non ha un diritto d'autore, allora forse possiamo finire qua la nostra discussione, no? Risolto il problema, non c'è diritto d'autore, tutto ciò che è prodotto è libero, è di pubblico dominio automaticamente perché non creato da un essere umano, che è forse la tentazione che viene un po' a tutti, no? Il diritto d'autore, io ho letto, ecco, in una mia lezione ho citato il professor Roberto Caso che aveva fatto un articolo interessante in cui parlava di un diritto d'autore che è sempre stato, soprattutto quello nostro europeo continentale, un diritto d'autore antropocentrico, no? Con l'uomo al centro. E si chiama, non a caso, diritto d'autore, cioè della persona, autore, che crea. Può un software essere autore? Questo è il sottotitolo del libro della Laura Chimienti, che è uno dei principali testi che si possono leggere su questo argomento. Questa è una bella domanda e soprattutto dobbiamo capire come l'essere umano interagisce con questi sistemi. Ovvero, non sono sistemi di intelligenza artificiale che per loro iniziativa creano opere, ma ovviamente hanno sempre bisogno di un input da parte dell'essere umano. Cioè io do l'indicazione, scrivimi un articolo sull'ultima notizia di calcio che, non so, della squadra X contro la squadra Y, e lui sulla base delle informazioni che ha e dell'input che gli ho dato mi tira fuori un testo. Però poi sono io, essere umano, che stabilisco se il testo che il sistema di intelligenza artificiale mi ha dato è buono per essere pubblicato, oppure se devo emendarlo, o se gli faccio una richiesta più precisa perché esca qualcosa di più simile a quello che volevo io. E quindi effettivamente poi la scelta finale è dell'essere umano, anche se non è stato lui effettivamente a creare l'opera, cioè non ha esteso le parole, non ha disegnato, non ha fatto la fotografia. Mi rifaccio alla teoria americana del skill, labor and judgment. Non so se chi ci segue è presente, no? Cioè, per individuare se c'è effettivamente creatività e quindi nasce un diritto, un copyright, un diritto d'autore, si va a vedere se ci sono skill, labor and judgment, cioè skill, competenza, labor, potremmo dire fatica, lavoro.
sbattimento, potremmo dire, con una parola un po' più colloquiale, e soprattutto judgment, cioè scelta, giudizio, scelta. E qui c'è la scelta da parte dell'essere umano. Tutte le altre due cose le fa l'intelligenza artificiale, però poi il judgment lo mette l'essere umano, che è colui che decide quale delle varie immagini che l'intelligenza artificiale mi ha dato, mi ha proposto, è quella buona che deve essere utilizzata per la pubblicazione. Effettivamente si fa un passo nuovo rispetto a tutti i concetti che avevamo acquisito in 3 secoli di diritto d'autore, cioè poco fa, fino a quando non c'erano questi sistemi, non ci si poneva nemmeno il problema, c'era sempre l'essere umano. Tranne il caso degli animali, qualcuno me l'ha già scritto nei commenti di questi giorni, ai post, no? Io avevo già usato in una mia lezione l'esempio, no? Ti ricordi il monkey selfie oppure gli elefanti che dipingono? E lì, vabbè, lì Sì, c'è. era noto, magari lo ricordiamo agli ascoltatori, c'era il caso in particolare di quella scimmia che si era fatta un selfie con un telefono o Una macchina. altre opere, chiamiamole di pittura, create sempre da dei primati, no? Sì, Giusto? da dei primati o da elefanti, c'erano questi due casi, no? E lì la scimmia, il monkey selfie, si era scattata un selfie, nel senso che aveva giocato, potremmo dire, con una macchina fotografica messa lì dal fotografo che stava facendo il documentario sui macachi, e è stata lei a schiacciare il tastino per farsi il selfie. E tra l'altro sembra che stia sorridendo in questa foto. Cioè, invito tutti ad andare a cercare Monkey Selfie e trovate l'immagine. La storia è bizzarra perché ovviamente come si dice, il fotografo naturalista che si era fatto lo sbattimento, il lavoro di andare lì a preparare tutto il set, si è trovato poi una foto che è caduta in pubblico dominio automaticamente, perché c'è una norma del Copyright Act americano che lo dice molto chiaramente, in realtà più che del Copyright Act, del documento con le prassi del Copyright Office americano, in cui si dice che gli animali non possono essere titolari di diritto d'autore. Punto, lo dice molto chiaramente. Anche da noi, se non c'è una norma, però il concetto sembra abbastanza, come dire, sottointeso, perché un animale non ha la percezione di creare un'opera creativa, quindi non sta facendo un atto creativo vero, non c'è quindi quell'originalità, novità, creatività che noi richiediamo per far scattare il diritto d'autore, quindi anche per noi la risposta sarebbe la stessa, automaticamente in pubblico dominio. Però appunto qua è diverso, l'intelligenza artificiale non prende lei l'iniziativa di schiacciare il bottone, ma crea sulla base di un input che comunque viene dato dall'essere umano, a volte un input davvero molto stringato, e quindi buona parte del lavoro creativo, fra virgolette, generativo, come avevi detto tu più propriamente, viene fatto dal software, dall'intelligenza artificiale, però poi alla fine è comunque l'essere umano che decide cosa viene pubblicato e come viene pubblicato e se emendarlo e se migliorarlo. Quindi effettivamente, pur in una concezione diversa, la creatività sta ancora più nella scelta umana che nella scelta del software. Questa è un po' la mia diagnosi della questione. E quindi intanto saluto velocemente Laura Chimenti che tu hai menzionato, è stata nostra ospite in una Sì, puntata mi precedente, iniziamo a ricordavo. riprendere, vi rimando ascoltatori alla bella puntata che abbiamo fatto con lei in passato proprio sull'intelligenza artificiale per i concetti di base, quindi andiamo proprio direttamente sulla tematica di ChatGPT. Quindi chiarissimo Simone, adesso ovviamente la conseguente domanda è: sono opere tutelate, a chi spettano i diritti però? Allora, scusami, aggiungiamo, sono opere tutelate se raggiungono quel minimo di, Quel no, minimo di no, nel creatività, senso certo. che se parliamo di cose che sono veramente banali e riproducono pedissequamente dei cliché che sarebbero, come dire, no, tutti scriverebbero quella cosa in quel modo perché non ci sono altri modi per farla, detto molto volgarmente, allora lì diritto d'autore non ci sarebbe né che fossero due esseri umani ad averla fatta né che ci fosse di mezzo un'intelligenza artificiale, no? Ok, quindi tolto il discorso di quel livello minimo di originalità che serve perché scatti il diritto d'autore, se c'è, diciamo che, appunto, come dici tu, il passaggio successivo è quello di capire di chi sono poi i diritti. Allora, solita distinzione, parliamo di diritti morali o diritti di utilizzazione? Io parlerei solo di diritti di utilizzazione, di diritti morali, sinceramente, in una cosa che viene creata, no, perché il diritto morale d'autore è quel diritto in cui si rispecchia la personalità dell'autore, no? Quei diritti che cercano di creare un legame personale, reputazionale tra l'autore e le sue opere. Qua c'è di mezzo un software che le ha generate,
difficilmente, secondo me, un autore potrebbe sostenere che in quelle opere c'è il suo stile, il suo modo di creare. Quindi, boh, sul diritto morale sarei molto molto cauto, anche perché poi buona parte di questi sistemi ci arrivano dall'ordinamento anglo-americano, in cui il diritto morale non dico che non esista, però non viene percepito come problema e quindi probabilmente non se lo sono nemmeno molto posti. Rimane la questione invece più interessante dei diritti di utilizzazione, cioè chi può decidere poi come sfruttare questi frutti dell'intelligenza artificiale, questi risultati, output, come vengono chiamati, dell'intelligenza artificiale. E lì, nella mancanza di norme precise che parlano di questo tema, e noi non abbiamo, almeno nella nostra legislazione italiana, che conosco bene, ma è anche quelle che sono molto simili alla nostra, non ci sono delle norme nelle leggi sul diritto d'autore che dicono di chi sono i diritti di utilizzazione se vengono fatti con il software, e quindi dobbiamo andare per deduzione, cercare di applicare i principi generali, vedere se c'è della giurisprudenza applicabile. Anche lì giurisprudenza troppo presto non ce n'è, sono fenomeni troppo nuovi. E quindi l'altro riferimento è, cioè, dobbiamo andare a quel livello di norme che sono delle regole di livello contrattuale, cioè non norma giuridica, non giurisprudenza, quindi non sentenze, decisioni dei giudici, ma i termini d'uso delle piattaforme. E lì quindi, sono, perché dico di carattere contrattuale, perché di fatto i termini d'uso sono il contratto che regola il rapporto tra l'utente e il fornitore del servizio. E quindi sono regole stabilite, scritte nell'ufficio, negli uffici del dipartimento legale di queste aziende, no? E ci siamo abituati a questo tipo di approccio perché ci accompagna da quando è scoppiata un po' l'era delle piattaforme social. E quindi quello diventa il primo riferimento, no? Io carico un video su YouTube che viola il copyright. Il primo step è vedere se YouTube lo può togliere, se c'è una violazione di diritto d'autore, e lo faccio leva proprio sulle regole interne della piattaforma che i vari utenti hanno accettato nel momento in cui si sono registrati e hanno creato l'account. Qua è la stessa cosa. Io, se voglio utilizzare ChatGPT o DALL-E, stiamo facendo riferimento ai sistemi che vengono proposti da OpenAI, devo registrarmi, creare un account e accettare i termini di servizio, i termini d'uso, come li chiamano. Lì c'è scritto chiaramente che cosa dicono sulla parte del diritto d'autore, cioè dicono che assegnano all'utente i diritti di utilizzo, più che diritto d'autore, i diritti di utilizzo, di sfruttamento. Se vuoi ti cito proprio la formula, però. Tanto questo era, Simone, molto controverso perché alcuni hanno interrogato la stessa ChatGPT chiedendo questa cosa e ha dato una risposta Sì, differente. quello è bizzarro, quello è molto bizzarro effettivamente, cioè qualcuno ha fatto l'esperimento chiedendo direttamente alla chat: posso utilizzare per la mia azienda, o per il mio blog, o per un mio libro, quindi anche in contesti commerciali, i contenuti da te creati? L'intelligenza artificiale ha risposto: no, non puoi, perché i contenuti prodotti da intelligenza artificiale appartengono ad una società che però, tra l'altro, non è davvero la società che sta dietro a OpenAI, è una società precedente. Quindi è un po' bizzarro. Può essere che l'intelligenza artificiale sia stata addestrata su quei temi con dei contenuti che non erano particolarmente aggiornati, e quindi anche lì mostra i limiti di questi sistemi, che sono, da un certo punto di vista, super avanzati, perché veramente tirano fuori delle cose che solamente 3-4 anni fa sarebbero state impensabili. Adesso hanno una performance davvero disorientante. Però poi cadono su queste banalità: dico, caspita, la tua principale fonte sono i tuoi termini d'uso, quindi se io ti faccio una domanda su una questione legale, perché non mi rispondi citando, quindi parafrasando i termini d'uso che sono lì dentro nel sito su cui io ti sto interrogando, no? È bizzarro. Però è anche bizzarro che grandi esperti del settore, perché ci sono cascati anche persone abbastanza in vista e abbastanza brave su questi temi, ci siano caduti, cioè nel senso che abbiano fatto dei post mettendo lo screenshot di quella risposta fornita dall'intelligenza artificiale, senza però poi andare a vedere cosa dicevano i termini d'uso. Ammetto che ci sono cascato anch'io, ho fatto anch'io un post, ma l'avevo fatto con un tono ironico, non cioè, no, guardate cosa dice l'intelligenza artificiale, ma non pensando che quella fosse la risposta. Probabilmente ho contribuito anch'io poi a diffondere, perché è un attimo, lì metti una cosa che crea un po' di hype, un po' di condivisioni, passa
parte virale, la gente poi legge quello e pensa che quella sia la verità. Allora, nei giorni scorsi, ho fatto un post per chiarire, ho detto, signori, è vero, dice così, però se poi andate a leggere i termini d'uso, che è il documento, diciamo, legalmente applicabile di riferimento in questo su questo tema, dicono una cosa molto chiara, che guarda, te la dico perché è il paragrafo 3 dei termini d'uso che si intitola Your Content, cioè definisce cosa si intende per contenuto e lo chiama Your Content, cioè quindi il tuo contenuto, già quello è abbastanza indicativo. E lui dice, sulla base dell'input che tu dai e dell'output che noi ti diamo, dice, noi assegniamo, no? OpenAI, Herbie assigns to you all its rights, title and interest. Cioè, assegniamo a te ogni diritto, titolo e interesse su questo output. Ok? La cosa bizzarra è che poi però fa una precisazione sul similarity of content. Dice, però attenzione, visto che che io sono un'intelligenza artificiale, e non ho capacità di giudizio finale, quello che dicevo prima, di judgment, potrebbe essere che a più utenti io fornisca la stessa identica risposta. No, questa cosa è simpatica, dice, se però salta fuori che sulla base degli input che mi vengono dati, più utenti di OpenAI ottengono la stessa identica risposta, io ti ho già avvisato che potrebbe succedere, quindi non mettetevi a litigare, cioè non fatevi causa tra di voi, perché in realtà siete tutte e due titolari di diritto, solo che siete titolari di due cose che sono identiche e quindi per il diritto d'autore in effetti si crea vabbè, la situazione dei cosiddetti incontri fortuiti, no, plagi che non sono plagi perché non c'è stata davvero una copiatura di Tizio verso Caio, ma per una questione appunto fortuita si sono trovati a generare, non creare, non uso il verbo creare, a generare la stessa cosa, identica o quasi identica. Allora lì ChatGPT ti dice, i termini d'uso di OpenAI ti dicono che è così, che può succedere, quindi non te la prendere se poi trovi un risultato che è uguale a quello di altri. Quindi dobbiamo ripensare un po' tutto il concetto di creatività, se iniziamo ad utilizzare questi sistemi per scrivere articoli, per scrivere post, per fare immagini, perché potrebbe capitare effettivamente a un certo punto, quando saranno in tanti ad utilizzarla, che ci si trovi ad avere dei risultati identici e fare delle magre figure. Anche perché immagino che temo lo si possa scoprire ex post, visto Eh che sì. poi il prompt non ci dà modo di dire guarda che questo contenuto No. non ci avvisa, qual è la fonte, se è già stato No, replicato esatto. per altri L'unico utenti. punto in cui ti avvisa è questo paragrafo che si chiama Similarity of Content, che è lì sotto proprio, è un sottoparagrafo del paragrafo 3, che dice Due to the nature of machine learning, cioè vista la natura, visto come funziona il machine learning, output may not be unique, cioè non è detto che sia unico, che sia unico tra i vari utenti, quindi può essere che io dia la stessa cosa a più utenti, ti avvisa, e tu l'hai accettato nei termini d'uso, cioè hai dichiarato di essere consapevole che è così, e quindi non te la puoi prendere, quantomeno non te la puoi prendere con loro. Se te la vuoi prendere con quell'altro che ha una cosa simile alla tua, lì c'è da divertirsi tra avvocati, perché poi dimostra chi è arrivato prima e chi ha più diritto di un altro. Ok? Visto che tutti e due hanno usato un'intelligenza artificiale, la Eh sì. stessa intelligenza artificiale, la quale ti ha avvisato che poteva finire così. Tra l'altro, in relazione ai contenuti viene in mente anche questo, Simone. Quindi, poniamo il caso di un utente che decide di utilizzare quello che è stato estratto come output, e però giustamente adesso ci stiamo facendo le domande su eventuali conseguenze legali dell'uso di questo contenuto. Una domanda, anche questa abbastanza frequente, è, visto che è stato addestrato su contenuti altrui, la prima domanda non è peregrina, ma era lecito per la società che l'ha fatto realizzare il suo sistema con questo text and data mining, che tra l'altro adesso è stato anche introdotto come aspetto specifico della direttiva 790, cioè il risultato poi io lo posso lecitamente utilizzare anche solo eventualmente avessero violato la normativa facendo questa operazione di estrazione dei dati. Allora, questa è veramente una delle questioni centrali, perché come sai, no, ne parlavamo prima, sono già partite delle polemiche, addirittura delle petizioni da parte di gruppi di creativi, di artisti, di fotografi che sostengono
che l'intelligenza artificiale sta violando il loro diritto perché per addestrarsi va a prendere, a copiare, no? Uso la parola volutamente impropria, a copiare quello che loro hanno fatto. In realtà non è proprio una copia, l'intelligenza artificiale, come dire, si guarda attorno per apprendere, no? Cioè, l'esempio che io ho fatto in quella lezione di ottobre all'ISIE di Firenze era la richiesta: fammi un'immagine del mio gatto disegnato come lo disegnerebbe Picasso, no? Come se fosse in un quadro di Picasso. Per fare questa cosa, ovviamente, l'intelligenza artificiale deve andare a vedere n.000 o 100, centinaia di quadri di Picasso, quadri di gatti o di allievi di Picasso, di gente che ha fatto cose cubiste che assomigliano un po' a Picasso e incrocia un po' queste sue informazioni per tirarti fuori un output. E giustamente la gente dice: ma io se fossi l'erede di Picasso me la piglierei male. No, ricordiamo che Picasso è un autore ancora tutelato pienamente per un bel po' di anni ancora. Però poi rispondono coloro che se ne intendono, diciamo, del lato tecnico dell'intelligenza artificiale, che ma non è vero che fa davvero questo. Non fa copie, lei si guarda attorno e trae delle informazioni. E quindi non fa delle copie neanche temporanee. Io questo sinceramente non, ripeto, vorrei indagarlo ulteriormente e parlare con qualcuno che ha sviluppato davvero questi sistemi, perché non sappiamo davvero bene come sono fatti, se non quelli che sono pienamente open source di cui abbiamo il codice. Però pare che loro non si facciano un database di immagini su cui si addestra, ma lei si addestra sulla base di quello che trova in rete, delle informazioni liberamente disponibili. E qua casca l'asino, come si dice, perché spesso in rete noi troviamo anche delle cose che non dovrebbero esserci. Quindi lei si addestra su contenuti che trova, sì, liberamente, con due grosse virgolette, questo liberamente, perché sono state messe lì magari da qualcuno che non aveva il diritto di pubblicare online dei contenuti, ma che rimangono lì perché, no, per il principio del safe harbor, che finché qualcuno non segnala la violazione del diritto d'autore, rimangono lì e boh, per un po' sono a disposizione di tutti, no? E quindi effettivamente si creano cortocircuiti su cortocircuiti per il diritto d'autore. E l'altro problema, che secondo me è quello invece più importante, no? Scusami, tu citavi text and data mining. Sì, allora l'eccezione text and data mining è un'eccezione al diritto d'autore, quindi un caso di, diciamo, in cui il diritto d'autore va in secondo piano e rispetto a interessi ritenuti dall'ordinamento più importanti a tutelare, tra cui c'è appunto la possibilità di fare estrazione di dati e testo da opere creative. Sì, però se tu vai a leggere come l'abbiamo declinata in Europa, dice che deve essere comunque per scopi di ricerca, fatto da alcune istituzioni specifiche, enti di ricerca, biblioteche, e comunque non a fini commerciali e senza un vantaggio economico diretto da parte di un ente. Qua, insomma, questa è un'azienda che lo fa ovviamente da un lato per ricerca, perché vuole spingere avanti l'innovazione, questo indubbiamente, però poi con un vantaggio che va ai suoi azionisti, ai suoi, no? Quindi non so se l'eccezione text and data mining qua si può applicare. Tra l'altro parliamo di aziende per lo più statunitensi, quindi non si applica la direttiva europea, si applica la loro eccezione, che è probabilmente un po' diversa. Da noi in Europa aggiungo un altro livello di problema, che è il diritto sui generis sulle banche dati. Perché il diritto sui generis non copre la copia, copre proprio l'estrazione di parti sostanziali di dati da una banca dati. E quindi, se l'intelligenza artificiale, per addestrarsi, va e estrae informazioni da banche dati, anche quelle online, anche un sito web abbastanza strutturato può rientrare nella definizione di banca dati voluta dalla direttiva del 96, lì c'è un problema più che altro di diritto sui generis. Quindi forse il diritto d'autore in sé non ci dà fastidio, potrebbe darci più fastidio il diritto sui generis, che però, altra questione, è un diritto che esiste solamente in Europa. Quindi gli americani che hanno creato questi sistemi, che hanno scritto quei termini d'uso che io ti citavo prima, non hanno percepito il problema, o non ci hanno pensato, oppure hanno fatto orecchie da mercanti, hanno detto: noi siamo americani, quello è un problema degli europei. Quindi il diritto sui generis da loro non viene percepito come problema. Ecco perché serve un'eccezione text and data mining da noi in Europa, perché sennò col diritto sui generis sostanzialmente quell'attività lì non la puoi fare mai.
Ed è un bel problema, cioè, ci siamo andati a infilare cioè, per noi speculatori, studiosi di questo tema è divertente, interessante, infatti è un tema che sta appassionando molti, io mi ci metto volentieri, però poi quando lo devi risolvere in concreto non sarà facile. I giudici e gli avvocati che dovranno poi gestire le cause ci sarà, insomma, dovranno farsi un bel lavoro e ci sarà da divertirsi. Ecco, possiamo dire che stiamo alzando un pochino un velo su uno scenario che si sta delineando pian piano. Io chiuderei, intanto tutto direi molto chiaro, Simone, interessante, credo che i nostri ascoltatori abbiano tantissimo già su cui riflettere, fare approfondimenti. Chiuderei solo velocemente su un altro aspetto, beh, abbiamo parlato sostanzialmente dell'output, ma c'è anche un discorso di input, cioè l'ultimo quesito che credo sia un po' critico per gli utilizzatori medi di questa soluzione di intelligenza artificiale. Io inserisco anche dei dati in input per ottenere poi i contenuti di cui parlavamo, però io stesso, utilizzatore, potrei inserire dei contenuti nella stringa di input. E qui anche la domanda viene Solito, ribaltata, ma sì. sono protetti i miei contenuti nel momento in cui li fornisco all'intelligenza o loro acquisiscono dei Allora, diritti su questi contenuti? anche qua due questioni. Ipotizzando che io stia caricando dei contenuti su cui io ho dei diritti, e lì loro te lo dicono, c'è scritto nei termini d'uso, che quello che tu carichi come input può essere da loro utilizzato. È un po' quello che succede identico con le piattaforme social, no? Quando noi, ti ricordi la famosa leggendona? Se io carico le mie foto su Facebook perdo il copyright, no? Che era girata ormai forse 10 anni fa, 8-9 anni fa, che io ho cercato subito di smentire. Non è che perdi il copyright, però effettivamente stai dando una licenza molto ampia a Facebook di farne un po' quello che vuole, no? E questa licenza su Facebook, su Instagram, su più o meno tutte queste piattaforme, la puoi revocare solo rimuovendo il contenuto. Cioè io finché la mia foto ce l'ho su Instagram, su Facebook, devo essere consapevole che pur rimanendo a me il copyright, il diritto d'autore, però anche Facebook non ha il diritto d'autore, però è co come quasi se l'avesse perché ha una licenza molto ampia che io gli ho dato e che è scritta nei termini d'uso e che io ho accettato. Per farne sostanzialmente quello che vuole. Ecco, una cosa simile succede anche con OpenAI, perché loro te lo dicono, cioè quello che tu stai caricando, noi poi ci riserviamo di utilizzarlo, ma si riservano di utilizzare anche l'output, attenzione, quindi anche quello che loro ti danno, anche l'output che esce, loro dicono, lo assegniamo a te ogni diritto e interesse come ti ho citato prima, però comunque loro si riservano comunque una licenza per utilizzarlo liberamente. La fregatura è quando io carico qualcosa che non potrei caricare, cioè prima abbiamo fatto l'ipotesi, carico un contenuto che è mio e quindi l'unica cosa che devo ricordarmi è che mi assumo la responsabilità di caricare una cosa mia e che poi questo ente, questa società che sta a San Francisco si riserva di utilizzare. Quindi questo lo devo sapere e lo diciamo per coloro che non hanno letto i termini d'uso e si sono messi a utilizzarla, sappiate che è così. Non, ripeto, non ci deve creare scandalo perché è così più o meno per tutte le piattaforme web. Se però io voglio, se io faccio il furbetto e carico qualcosa che non è mio e che quindi sono estratti di un libro di Tizio Caio di cui non ho diritti o un brano musicale di cui non ho diritti, OpenAI te lo dice anche lì, attenzione, sei autorizzato a caricare solo cose di cui hai davvero tutti i diritti. Se carichi qualcosa che non potevi caricare, assumi, cioè, scarichiamo su di te la responsabilità, ti assumi tu la responsabilità di questa violazione. Ma anche quello è il meccanismo identico che abbiamo nelle altre piattaforme, no? Quale? Anche lì, se io carico su YouTube qualcosa che non può essere caricato, un video musicale del mio gruppo preferito, a parte che nella maggior parte dei casi te lo bloccano prima, però qualora tu riuscissi a caricarlo, a finire l'upload e a pubblicarlo, YouTube te lo dice, in caso di violazione noi riteniamo te responsabile e quindi possiamo far scattare le sanzioni previste dai termini d'uso, che come sappiamo quasi sempre sono la sospensione dell'account o la chiusura definitiva dell'account, non vengono a casa a tagliarti le gomme della macchina, ecco. Al massimo si riservano di chiuderti l'account e nell'eventualità di qualcosa di più grave, ovviamente se interviene l'autorità giudiziaria, dare i tuoi dati di te che hai violato il copyright all'autorità che sta raccogliendo informazioni, sta indagando sulla violazione. Però ecco, non
la maggior parte dei casi, appunto, la più grave sanzione che mi può capitare è la chiusura dell'account, la sospensione o la chiusura dell'account. Bene Simone, almeno qualche punto fermo come ci eravamo detti all'inizio, credo che l'abbiamo messo, quindi dei dubbi che aleggiano ma sono infondati li abbiamo credo chiariti. Molte altre cose in maniera appassionata per noi giuristi le indagheremo tutti assieme strada facendo, vedremo anche gli sviluppi sia normativi che giudiziali e anche della stessa ChatGPT, anche adesso in versione gratuita, stanno cominciando a diffondere a pagamento. Vedremo anche se cambieranno i termini di servizio, come verrà distribuita e utilizzata. E quindi magari diamo un appuntamento futuro su ulteriori sviluppi, come accennavi tu, magari giurisprudenziali, che ci faranno capire meglio che cosa succederà in questo trambusto. Sì, perché allora, E scusa, un'ultima osservazione interessante, cioè, prego. come sempre arrivano prima i termini d'uso dei giudici, ma non può essere diversamente, no? Cioè, visto che siamo su un tema, quello del diritto delle tecnologie, che deve rincorrere appunto l'evoluzione tecnologica, e stiamo andando ad una velocità tale per cui davvero non si, cioè, ogni anno c'è una tecnologia dirompente, innovativa, per cui effettivamente i legislatori non riescono a tenere il passo perché ci sono i tempi dell'iter legis, della legislazione, che sono un po' insomma complessi, no? Un po' macchinosi, e i giudici ne arrivano necessariamente dopo perché hanno bisogno di un caso, no? Di almeno due che si mettono a litigare, diciamo, per occuparsi effettivamente di una questione, e quindi arrivano sempre prima gli avvocati, cioè arrivano sempre prima i legali di queste società, di queste piattaforme, che sono chiamati a fare uno sforzo, fra virgolette, creativo, cioè devono normare, cercare di regolamentare un fenomeno che fino a quel momento non era neanche mai stato pensato e concepito. E quindi è interessante anche dal punto di vista, diciamo, filosofico, della filosofia del diritto, vedere come il diritto fa dei passi avanti grazie alla spinta di soggetti privati. Scusa, era una divagazione, però ecco, secondo me se aspettiamo le sentenze ci vorrà ancora un po' di tempo, eh. Secondo me facciamo prima a sentirci. Cioè, ci sentiremo prima, ma perché ci saranno evoluzioni, come dici tu, quello che stavi dicendo, cambieranno i termini d'uso, la gente inizierà a utilizzarlo in un certo modo e quindi cercheranno di assecondare un po' gli utilizzi delle persone. Quello sì, se aspettiamo i giudici, secondo me passerà ancora un po' di tempo. Grazie Simone, direi quindi acque tempestose ma interessanti e quindi ci rimandiamo alla prossima puntata. Simone, grazie ancora Grazie, e grazie. grazie a tutti gli Ciao ascoltatori, ciao. a una prossima puntata di un podcast in cerca d'autore.